Mia family, bonjour! Siamo in questo paradiso bellissimo e oggi ho pensato di filmarmi, visto che mi sono arrivate tantissime richieste, quindi ho detto ok, farò un video solo proprio per il tour della nostra... questa si chiama Water Laguna V... come si chiama? Vado a controllare e vi dico. Ok, si chiama Lagoon Suite. Questa è la Lagoon Suite, quindi siamo in una di quelle casette singole, appunto indipendenti, che si trovano sull'acqua ed è la stessa tipologia di stanza in cui siamo stati per il nostro viaggio di nozze a gennaio, e quindi per noi è una vera e propria seconda luna di miele ed è esattamente quello che volevamo per il nostro primo anniversario. Volevamo proprio tornare qui, quindi sono molto molto felice di collaborare di nuovo con questo resort che ci ha invitati. Si chiama Cocoon, eccolo, il logo è questo, si chiama Cocoon Maldives ed è, ragazzi, è pazzesco. Noi veramente ci troviamo benissimo qui ed è, vabbè, è un sogno. Poi se mi seguite anche su Instagram, se avete visto i vlog di gennaio e se avete visto il vlog che ho caricato anche l'ultimo sul mio canale qui da questo paradiso, sapete che è davvero, cioè non ci sono parole per descrivere la bellezza di questo posto, e a noi le Maldive piacciono tanto tanto tanto, cioè ce l'abbiamo nel cuore, quindi siamo contentissimi. E tra l'altro in questo 2018 è la terza volta che ci torniamo, quindi siamo non felici di più, cioè per noi è un sogno svegliarsi, stare qui, e alcuni ci chiedono se non ci annoiamo. No, per niente, anzi noi resteremo qui tranquillamente, cioè per noi è il massimo, ma poi ovviamente dipende dai gusti. Ora però non perdiamoci troppo in chiacchiere, vi faccio il tour della nostra Lagoon Villa, Lagoon Villa, ok, perché mi sa che si chiamavano Water Villa, poi hanno cambiato, boh, non lo so. Comunque, scusatemi la mise, ovviamente costume, zero trucco, capelli che sono quello che sono, li ho lavati ieri sera, però con il sale qui è quello che è, però siamo molto in modalità island, molto in modalità isolana e vacation style. Quindi, allora, vi faccio vedere, in realtà partiamo dall'esterno, che mi sembra più giusto. Ok, come potete vedere queste sono tutte le casette, queste da questo lato dove siamo noi sono più grandi e hanno l'idromassaggio, le altre sono un po' più piccoline ma leggermente, e questa è la nostra, eccola qua, sul mare, e questa è la nostra entrata. Qui abbiamo dovuto richiederlo perché avevano tolto tutti i vasi con l'acqua, vi ricordate, sono fatti con questo mestolo con la noce di cocco, fantastici per pulirsi i piedi prima di rientrare in camera dalla sabbia, eccetera. È una cosa tipica maldiviana, però non so perché le altre case, dalle altre casette li hanno tolti, e noi l'abbiamo richiesto perché è super super utile e ci piaceva. E quindi qui in realtà c'è una stanzetta, niente di interessante, c'è il boiler e cose del genere, e qui è l'entrata vera e propria, appunto la nostra è la 409, c'è anche il campanello, e entriamo e vi faccio vedere. Questa è comunque la nostra vista fuori quando usciamo, ci sono un sacco di altre casette su questo pontile, di là si arriva alla fine del pontile, di là invece si va verso l'isola. E poi entriamo. Prima cosa, allora, qui sulla sinistra c'è questo corridoio e c'è la scrivania con tipiche cose da resort, vabbè, il telefono, c'è il room guest service con il book dove ci sono scritte tutte le escursioni, tutte le cose che vogliamo fare. Domani andiamo a vedere i delfini, andiamo a fare snorkeling, a nuotare con le tartarughe, quindi bellissimo. E poi, allora, vabbè, block note, insomma, solite cose da hotel, da resort. Qui c'è il vassoio se vogliamo bere tè o caffè in camera o mangiare qualcosina dal mini bar. Poi qui ci sono le bottiglie d'acqua che hanno il logo del resort, eccolo qua, Cocoon Maldives, e dietro c'è anche scritto il perché delle bottiglie d'acqua riutilizzabili, in modo da ovviamente, sono molto attenti all'ambiente qui, devo dire una bellissima cosa, ci tengono tanto, vabbè, è casa loro, quindi sono posti bellissimi e ci tengono a preservarli, diciamo così, e quindi non usano bottiglie di plastica perché inquinano tantissimo, e quindi usano queste bottiglie di vetro riutilizzabili, e questa cosa ci piace molto. Quindi qui abbiamo le nostre bottiglie d'acqua. Qui ci sono
ci sono i tè, ci sono 24 bustine di tè, si può acquistare. Poi qui ci sono invece i tè che possiamo usare noi in camera, ma in realtà se beviamo il tè lo beviamo a colazione. E qui appunto ci sono altre cosine da mangiare, noccioline, insomma solite tazzine. Poi ci sono le cialde per il caffè con la macchinetta per il caffè, che però noi non beviamo, quindi non la utilizzeremo mai. La brocca per il tè. Qui ci sono gli ombrelli dell'hotel, li hanno messi qui perché questa teoricamente sarebbe la stagione delle piogge. In realtà noi siamo qui il terzo giorno, fa caldo, ci sono 30 gradi, l'acqua a 30 gradi, la notte fa 28 gradi e non abbiamo visto una goccia d'acqua. Quindi insomma, anzi abbiamo quasi trovato più brutto tempo a gennaio. Quindi in realtà molti, anzi voglio fare questa parentesi perché moltissimi avete chiesto: ma come Nicole, non siete andati in viaggio di nozze ad agosto del 2017 quando vi siete sposati? Perché c'è la stagione delle piogge, siete andati a gennaio, però adesso andate in estate. È vero, avete ragione, infatti noi dopo le operazioni eccetera volevamo assolutamente andare da qualche parte. Quando Tomas ha finito la sua malattia di un mese volevamo assolutamente andare da qualche parte in vacanza e io ho avuto quest'idea di tornare alle Maldive perché una ragazza che conosco, la Silvia di Givenchy, è stata alle Maldive. Io ho visto le sue foto in questo periodo ad agosto e cioè tempo bellissimo, foto da sogno, mi è venuta questa voglia pazza di tornare alle Maldive. Ne ho parlato con Tomas e lui tipo subito: sì dai andiamo. E quindi poi mi sono messa in contatto con il resort, che come sapete collaboro con questo resort, quindi siamo qui anche per sponsorizzarlo. Mi hanno detto subito: sì vieni vieni, ti ospitiamo. E quindi abbiamo rischiato, abbiamo controllato comunque perché non abbiamo prenotato in realtà con tantissimo anticipo, quindi abbiamo controllato le previsioni del tempo e davano bel tempo, sole e caldo. Quindi alla fine ci siamo detti: ma sì, perché no, andiamoci anche in questo periodo, mal che vada se c'è un po' di pioggia ci facciamo comunque il bagno, ce ne stiamo in camera a darci le coccole. E alla fine invece, almeno per adesso incrociamo le dita perché è solo il terzo giorno, siamo qui 10 giorni, però per adesso il tempo è, cioè, meglio che a gennaio, ragazzi. In realtà non è, cioè la stagione delle piogge, in realtà ne abbiamo parlato anche qui, è più una stagione di imprevedibilità, nel senso che può piovere così come può non piovere. E quindi per adesso però appunto non abbiamo visto zero. Invece a gennaio, mi ricordo il primo giorno quando siamo arrivati, è piovuto. Quindi in realtà dipende un sacco. Capita che ho chiesto anche in giro e alcuni a gennaio, nell'alta stagione, dicembre a febbraio, hanno trovato pioggia, e altri invece appunto in estate trovano bel tempo. Quindi in realtà dipende da quanta fortuna si ha. Quasi mi dispiace, vedendo questo tempo bellissimo, che non siamo venuti in viaggio di nozze subito quando ci siamo sposati, però magari poteva andarci male, veramente ci beccavamo pioggia ogni giorno. Quindi in realtà però stavolta abbiamo rischiato, ecco, per il nostro viaggio di nozze non volevamo rischiare, stavolta abbiamo rischiato e per ora sta andando molto molto bene. Non solo bene, perché il tempo è, cioè, meglio non potrebbe essere, non c'è una nuvola, è stupendo. Continuiamo il tour dopo questa piccola parentesi, scusatemi, volevo, perché in tanti mi avete detto effettivamente è vero. Allora poi, allora qui vabbè c'è appunto la scrivania, poi qua sotto, allora qui sullo sgabello in realtà non usiamo tantissimo questa postazione, siamo sempre fuori. Qui c'è la mia busta Dior che contiene tutti i miei solari, e qui ci sono invece altri solari che uso per il viso. Questa è una crema ottima e vi faccio vedere che cosa ho portato nel mio beauty. Allora, questa è una crema ottima che mi ha dato Valentina ed è uno spray solare, in realtà sono campioncini, quindi è tipo crema, fattore protezione 50+, ma questa è fantastica perché non brucia gli occhi, si stende molto bene e non ti lascia il pastone bianco in viso, quindi mi ci trovo davvero molto bene. E poi io invece ho portato, allora in realtà ho già finito la crema Dior protezione 30 che avevo, l'abbiamo finita in un battibaleno perché qui il sole è forte, quindi bisogna sempre avere la crema. Poi ho portato questa super crema viso di Pupa con fattore protezione 50, poi ho portato questa della Lierac
Sanissime, sanissim. Fattore protezione 30. Come sapete, il fattore protezione 30, insomma, il fattore protezione cambia soltanto il tempo di riapplicazione. Quindi se per dire metto la protezione 50, devo riapplicarla ogni non mi ricordo esattamente quant'è, però diciamo ogni 2 ore. Invece la protezione 30, per dire, devo riapplicarla ogni ora, quindi non cambia nulla, se non appunto che devi riapplicarla prima. Stessa cosa per tutti i fattori di protezione, questo in pochi lo sanno, mi sa, però è una cosa che appunto mi hanno spiegato, e quindi sto attenta, se metto la 30, a riapplicarla più spesso rispetto alla 50. E questa è tutto, questa credo sia solo per il viso, sì, viso e décolleté. E poi ho portato, che cos'è questo? Niente. E poi ho portato la crema protettiva O Sole Mio della nuova linea di Diego Dalla Palma. Anche questa è fattore protezione 30. Questa è resistente all'acqua. Amo le creme resistenti all'acqua, altrimenti devo sempre riapplicarle. E poi ho ne ho un'altra che ho fuori, che è quella che stiamo usando adesso, che vi farò vedere tra poco. Poi qui, come vi dicevo, c'è il mini bar che io non ho nemmeno aperto, ragazzi, perché abbiamo la colazione, il pranzo e la cena, e quindi non siamo mai affamati. Ah, ok, ci sono in realtà soltanto bibite, soda, succhi di frutta e il mitico Toblerone che c'è in tutti gli hotel del mondo, penso, in tutti i resort, mini bottigliette di alcolici. E poi qua sopra, questo cassetto, ho messo varie cose lavorative, la mia agenda, la mia scatolina con cuffiette, adattatori, memory card, adattatore, custode del computer, caricabatterie per la videocamera e la il coso per la GoPro. Poi qui tra l'altro è molto carino perché ti danno la beach bag, la borsa da spiaggia, se non ne hai una, te la sei dimenticato, per qualsiasi cosa hai la borsa da spiaggia dell'hotel che puoi utilizzare. Questa invece è la laundry bag per la biancheria, perché ti possono lavare la biancheria se ne hai bisogno. E poi qui appunto ci sono gli ombrelli in caso dovesse piovere. E poi qui ci sono gli armadi, devo dire molto molto spaziosi, e siamo rimasti molto molto contenti, perché di solito negli hotel c'è poco spazio, qui invece c'è davvero tutto lo spazio di cui abbiamo bisogno. Ci sono 2 armadi separati, eccolo qua. Tra l'altro loro hanno tutti i mobili e tutto il design delle stanze è firmato Lago, quindi sono anche mobili che, se non sbaglio, è un brand italiano. Perché non mi vedete? Ok, adesso ci sono, e appunto firmato Lago, mi hanno detto che sono molto fieri di questo design che hanno nelle stanze, perché appunto sono mobili di qualità. E questo è il logo di cui vi parlavo. Allora vi faccio vedere, vabbè, sono un po' incasinati gli armadi, vi avviso. Questo in realtà è di Tomas, però la maggior parte delle cose Tomas le ha lasciate in valigia, lui non disfa mai le valigie, non so perché. E qui sopra c'è appunto dello spazio, qua sotto vestiti vari, lui eccetera, siamo un po' incasinati, altri vestiti vari eccetera. E poi ci sono cassetti sandali, qui c'è la cassetta di sicurezza, e qua dentro ci sono tutte le mie borse, che in realtà dovrei posizionare un po' meglio evidentemente. C'è la mia Saint Laurent, c'è il mio orologio Daniel Wellington, c'è la GoPro, ci sono occhiali vari, c'è il mio computer, taran, c'è la borsa Louis Vuitton, poi ho preso un'altra piccolina di Chanel, e di Saint Laurent ho preso 2, ho preso sia questa nera che quella verde che ho appena comprato, e la potete vedere nel mio ultimo video di shopping e nelle mie foto su Instagram. Riposizioniamo tutto dentro, magari in un modo un po' più decente. Non ho portato tantissime cosine, ma vi faccio vedere. Ok, qui ci sono delle cosine di Tomas, ha messo dentro la sua fede e i suoi orecchini. Questa in realtà è una scatolina per i tappi che ci hanno dato in aereo nel beauty case, però è molto utile per le cosine piccoline, in modo che non vadano perse. Poi io mi sono portata il bracciale Saint Laurent, anche quando ho pochissimi gioielli, magari solo un paio di orecchini, questo fa la sua figura secondo me, e poi il logo non è tanto evidente quando lo si indossa. In realtà è così, appunto,
c'è il logo ma non si nota. E poi allora ho portato i miei due bracciali della nuova collezione autunno-inverno di Christian Dior, sono questi due, vengono venduti assieme, quindi a due. Poi ho portato, vabbè, questo è un bottone che ho perso, ok, qui c'è la mia fede, l'anello di fidanzamento, un anellino di Chanel che ho portato, poi i miei orecchini Louis Vuitton, i miei orecchini Louis Vuitton con la V. Poi ho portato, vabbè, ho portato troppa roba perché in realtà non uso tantissimo quando siamo qua, solo la sera. Poi ho portato quest'altro bracciale Jade Dior, questo l'ho preso a Venezia. Poi ho portato i miei nuovi orecchini con doppia C e perle di Chanel, che alcuni di voi mi hanno detto no, purtroppo perdono anche le perle. Io mi auguro davvero che non sia vero, lo spero con tutto il cuore, anche perché li adoro, ma in caso li porterò a riparare, ma non succederà, non succederà. Poi mi sono portata il bracciale di Benefit che ho ricevuto con uno dei loro ultimi pacchetti, Happiness Looks Good on Me, mi piace molto il mood di questo bracciale e anche il bracciale di per sé è molto carino. Poi ho portato, allora, gli orecchini tutù, sono questi, li conoscete bene, sono quelli che mi ha regalato Tomas, la T e la, ah no, questa è la N del bracciale, eccola qua, la N con le nostre iniziali, e me li ha regalati per il mio compleanno. Poi ho portato gli orecchini di perle, che anche queste sono state un regalo di Tomas quando ci siamo sposati, mi ha regalato sia gli orecchini che la collana di perle. E poi ho portato, vabbè, questi sono degli orecchini che, eccolo, sì, compongono, ma non sono di un brand particolare, li ho pagati pochi euro, infatti li uso anche per andare dentro in acqua quando faccio il bagno. E poi ho portato la collana, quella nuova Dior, che sembrano due collane, in realtà è una. E poi, ho portato il bracciale che ho abbino agli orecchini ed è quello con la N, con la mia iniziale. Ok, richiudiamo la cassaforte, voilà. Poi vi faccio vedere anche l'altra parte, che sarebbe la mia parte di armadio, eccola qua. Allora, là sopra in realtà ci sono i giubbotti di salvataggio e qui ci sono le mantelle, tipo i Kiway antipioggia, non so come li chiamate, però appunto per adesso non ci servono. E questi tra l'altro non c'erano, né questi negli ombrelli quando siamo venuti a gennaio, quindi questa dovrebbe essere appunto teoricamente la stagione delle piogge. Poi qui ci sono alcuni copricostume, altro copricostume, questa è una camicia leggerissima che probabilmente utilizzerò al nostro ritorno, altro copricostume nero. Qua sotto ci sono gli abiti che mi sono portata, sì, veramente ho tutto incasinato, ma qui non ci sto tanto attenta, anche se teoricamente, cioè di solito sono una persona estremamente ordinata, vabbè, reggiseni. E qui ci sono altri costumi e copricostume, questo è nuovo, molto molto carino, mi piace un sacco questo. E poi qua sotto c'è, vabbè, qui c'è la mia biancheria, questo è il beauty case dei medicinali, dovessero servirci, ci sono antibiotici, gocce per le orecchie, antidolorifici per il ginocchio di Tomas, antidolorifici per me, insomma, mal di testa e roba varia. Qui invece tengo la mia biancheria in questa busta Dior. Poi qui c'è la t-shirt Givenchy che poi non ho ancora mai messo perché è stata un po', mi sono un po' pentita di averla presa, mi sembrava più carina dal sito, però magari la metterò al ritorno perché ci fermiamo una notte a Doha, quindi in realtà devo avere due cambi per il ritorno. Poi qui maglie per andare a dormire e leggings. E poi questo è il... e di Louboutin, ma non ho portato scarpe Louboutin, è soltanto per poi andare a rimetterci dentro le mie ciabattine di Valentino. Poi ho preso due cappelli e lì invece ci sono i beauty case che ci hanno dato in aereo quando volavamo. Abbiamo preso due aerei differenti con Qatar Airlines, e quindi abbiamo due beauty case. E questo è quanto per il mio armadio, scusate il disordine. E poi si arriva alla stanza vera e propria.
quindi che è appunto staccata da questa parte in cui c'è il corridoio con la scrivania, un po' la working station. E voilà, e questa è la camera vera e propria. Ta-ta-da. Ve la faccio vedere in diverse angolazioni. Il soffitto poi è altissimissimissimissimo. Eccola qua. Ed ecco il letto. Gli armadi erano là, porta d'entrata là. Qui c'è la valigia di Tomas. E zona divano con tavolino. Qui ci avevano dato un cesto di frutta molto grande con i macaron quando siamo arrivati. Ci è avanzata una mela ed un'arancia. Metto vagliolo, varie cosine. Queste sono le nostre buste di benvenuto. Poi vabbè, il telecomando per la TV, però appunto non l'abbiamo mai accesa. Qui c'è un puff. E adesso vi faccio vedere il resto. Ci piace un sacco che il soffitto sia così alto, ma non ve lo ripeterò più. E poi qui c'è il letto, molto comodo, molto grande, con i piccoli, queste sono le lucine, con i piccoli tipo comodini. Io prima di andare a letto spalmo sempre, applico sempre un po' di crema corpo sulle gambe, sui piedi, e qui l'ho trovata in hotel, quindi sono molto contenta. Hanno tutte le cose con il loro logo. Ci sono i miei occhiali di Gucci. Mi chiedete in tantissimi dove ho preso questi occhiali. Sono di Gucci, quindi li trovavate in realtà da Gucci, perché sono di 2 o 3 anni fa. E quindi adesso non si trova più questo modello, però so che ci sono molto simili, quindi se andate da Gucci sicuramente li trovate molto molto simili. E poi vabbè, il caricabatterie del mio cellulare. Poi vi faccio vedere, fuori ci andiamo dopo, vi faccio vedere intanto il bagno, che è molto grande. Allora, eccoci qua. Allora, subito a destra c'è la doccia, che ragazzi è immensa, è gigantesca. Non so se notate l'immensità, vorrei averla a casa una doccia così, perché la nostra è grande ma non è grande quanto questa. Questa è davvero meravigliosa. Allora, lì c'è il mio costume che si sta asciugando. Poi qui, allora, loro ti danno il balsamo per i capelli. Poi qui c'è shower gel, doccia schiuma, e qui c'è lo shampoo, sempre del resort. Anche questa l'abbiamo trovata in camera in un pacchettino di benvenuto, che ci è stata molto utile, perché Tomas si è ustiolato un sacco e quindi si spellava tutto, e questa lo ha salvato. E poi, allora, io ho portato, vabbè, il mio rasoio da viaggio, che è vecchissimo, quindi non fateci caso, però fa quello che deve fare. Poi c'è il mio foreo. Questo, se non sbaglio, si chiama Luna Mini, e io di solito uso il Luna 2 a casa, però ho questo da viaggio che è comodissimo. E questo è un classico esempio, così come l'orologio Daniel Wellington. Questo è un classico esempio di prodotto con cui lavoro, ma ci lavoro perché mi piace usarlo. L'orologio Daniel Wellington in questo caso mi piace indossarlo, ma sono prodotti che uso davvero nella mia vita quotidiana, altrimenti non andrei a promuoverli, non andrei a sponsorizzarli, non andrei a parlarvi di prodotti se poi non li uso davvero. E questo è un classico esempio, insomma, perché quando viaggio porto sempre 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 il mio Luna Mini. E, sia in inverno che in estate, in realtà non fa differenza. Poi, allora, qui volevo farvi vedere, vabbè, ho portato mini campioncino del detergente intimo. Qui invece questo è solo smalto che si è versato sulla boccetta, se me la mette a fuoco. Ok, qui c'è, questo è solo smalto nude che si era versato sulla boccetta, ma in realtà è un detergente per il viso. E poi qui invece mi sono portata, questi mi hanno letteralmente salvato la vita, perché io con la cheratina non mi fido ad usare shampoo e balsami che trovo negli hotel, perché ho paura che possano contenere sale, che è un ingrediente normalissimo ed è naturale eccetera eccetera, però dissolve la cheratina, quindi non posso permettermi di usare shampoo e balsamo se non vedo gli ingredienti. E quindi mi sono stati molto molto utili, grazie Diego Dalla Palma per questo regalo, perché ho portato lo shampoo e la maschera da viaggio, quindi sono in mini size, non pesano e non contengono sale, né lo shampoo né la maschera, e sono ottimi, sono davvero davvero ottimi. Se non sbaglio anche il full size, spero, perché voglio usare anche a casa. Comunque questi mi sono stati super super utili in viaggio. Poi, allora, restante parte del bagno. Allora, qui
ci sono i sanitari. Mi piace un sacco questo bagno, è bellissimo. Qui ci sono gli accappatoi del resort. Cocoon, sono morbidissime, vorrei tanto poterli portare a casa. E ognuno ha il suo accappatoio. Ma la cosa più figa di questo bagno, guardate Tomas, e sta lì come una sardina per ore, io non so come faccio, cioè io non lo so. E la cosa più figa di questo bagno, ragazzi, è la... l'idromassaggio, che tra l'altro è una vasca gigantesca, e l'idromassaggio che si affaccia su questo mare, ragazzi. Cioè, guardiamo che roba, guardate che roba! E quindi è, vabbè, una figa. Non l'abbiamo ancora usato, perché siamo sempre in acqua di mare. Non l'abbiamo ancora usato, ma voglio assolutamente usarlo, farci un bel bagno e fare una bella fotina. Poi qui ci sono i lavandini, guardate la figata, tra l'altro sono trasparenti. E ce ne sono due. Noterete che ovviamente la parte che è mezza vuota è di Tomas, che si porta pochissima roba, e invece la parte che è strapiena di prodotti è la mia. E comunque calcolate che sono stata molto attenta a non portare troppa roba, eh. Questo è proprio il minimo che io mi sia mai portata nella mia vita. Ok, allora qui c'è, allora questa è una scatolina. E all'interno ci sono i cotton fioc e qualche cerotto, dovesse mai servire. Poi ho portato la crema occhi, poi acqua micellare da viaggio, non l'ho ancora usata perché non mi sono truccata, però ho portato l'acqua micellare da viaggio. Questa è della Niva, ma ho preso questa perché era l'unica piccolina da viaggio che ho trovato. Poi stick labbra della Piarium, altro esempio di un brand con cui ho lavorato e che amo tantissimo. Hanno tutto prodotti naturali, questo balsamo labbra, a parte che è un profumo, cioè, golosissimo, però è anche molto idratante. Qui mi serve perché il sole mi secca tantissimo le labbra. Poi ho questo applicatore della crema occhi di La Mer. Ho finito la crema occhi, ma con qualsiasi crema occhi io uso sempre questo applicatore, perché ti drena tutta la zona del contorno occhi e quindi favorisce la circolazione, mi toglie borse e occhiaie. Poi qui c'è anche qui un mini travel size del mio deodorante preferito, che è il Dove, not sponsored, è proprio che, cioè, mi trovo bene. E poi, vabbè, informazioni irrilevanti. Poi c'è questo è fantastico, questo è un balsamo dopo sole sia per il viso che per il corpo di Dior. È il Dior Bronze Monoi, non so pronunciarlo, Monoi Balm, ed è fichissimo perché ti lascia la pelle luminosa, non glitterata, ma molto luminosa, dà un bellissimo glow alla pelle. Poi, allora, ho portato l'antizanzare, anche se in realtà qui spruzzano l'antizanzare su tutta l'isola, quindi in realtà zanzare praticamente non ce n'è. Non l'ho spruzzato nemmeno una volta e non ho nemmeno una puntura, però l'ho portato tanto per. Poi qui ho, ovviamente, sempre mini size. Questo è un mini size del nuovo profumo di Bulgari. Ho il full size a casa, però questo è troppo carino e quindi lo uso quando viaggio, anche perché è super leggero. E niente di interessante, ci sono... aiuto. Ok, qui ci sono soltanto le mie pinzette. Questo è il cerotto che devo applicare, non è immondizia, è il cerotto che devo applicare sulla mia cicatrice dove ho tolto il neo, e lì sono riutilizzabili per una settimana, quindi quando vado a fare il bagno lo lascio qua e poi quando ho finito la sera lo rimetto addosso. Poi spazzola travel size, è molto simile alla... come si chiama la... non mi ricordo, comunque è molto simile rispetto a quella che ho a casa, ma questa è travel size, è piccolina. Poi mitica beauty blender che non ho ancora usato qui perché non so se mi truccherò in realtà, e poi pennelli vari che appunto anche questi non li ho ancora usati e sicuramente devo lavare. E poi facciamo finta che non abbiate visto niente, e poi dischetti di cotone per rimuovere il trucco, e qui invece ci sono tutti i miei trucchi. Faccio vedere le cosine che ho portato. Allora, collirio, prima di truccarmi applico sempre qualche goccia di collirio perché mi spesso ho gli occhi arrossati la mattina quando mi trucco, e quindi mi serve per rinfrescarli. Poi ho la Naked Basics 2 di Urban Decay, che ha tutti questi colori molto neutri, ma è ottima per fare sia trucchi super naturali che smoky. Poi ho portato tre rossetti
Allora, due sono della linea Vice liquidi di Urban Decay, eccoli qua. Amo questa linea di rossetti, sono super opachi, sono tipo delle tinte, restano dove devono stare su per tutto il giorno, non sbavano, io mi trovo benissimo con questi rossetti e questi sono i miei due colori preferiti, il rosso e Crimson, ok, eccolo qua, Crimson, e quello rosa è Back Talk, che io amo anche nella versione in stick, se ve lo fa vedere, eccolo qua, Back Talk. Poi ho portato, allora, ho portato questo di Make Up For Ever, che è un po' più chiaro, un po' più nude rispetto al Back Talk, che è un pochino leggermente più scuro. Questo invece è un nude pazzesco di Make Up For Ever ed è il numero 101, anche questo è matte. Poi come fondotinta ho portato questo, che è l'ultimo uscito con la collezione Backstage di Dior. Il colore che uso adesso, che sono abbronzata, è il 2N. In realtà inizialmente con questo fondotinta, vi ricordate, l'avevo provato in diretta con voi, non mi trovavo bene, almeno, boh, non lo so, la prima applicazione non mi era riuscita tanto bene, invece adesso mi piace, quindi alla fine lo usavo negli ultimi giorni a Trieste, mi piaceva, e poi alla fine l'ho portato con me, adesso mi ci trovo bene, non lo so, forse la prima volta non sapevo stenderlo, comunque adesso mi piace. Poi fatemi sapere se anche voi avete avuto lo stesso, tra virgolette, problema, perché la prima applicazione era quasi un no categorico, adesso invece sinceramente mi piace, è naturale, mi piace. Poi ho portato il primer Make Up For Ever, questo è lo Step One base idratante hydrating primer, mi piace molto molto questo primer, è un po' come una crema idratante leggera. Poi, allora, qui c'è solite, queste sono le mie due solite, la Hoola e il Dandelion, questa è la Terra, non so cos'ha oggi la mia videocamera, e questo è il blush, sono fantastici da viaggio perché sono piccolissimissimissimissimi e non mi occupano tanto spazio. Poi, vabbè, fa punte, lo chiamo io, questo è il temperino doppio. E poi ho portato il correttore, questo è a lunga tenuta con fattore protezione 30. Poi mascara, anche questo mini size del Roller Lash di Benefit. Mi trovo molto molto bene con questo mascara, sarà che adesso ho il lash lift, quindi ho già le ciglia molto incurvate e questo me le incurva ancora di più, è pazzesco. Poi, allora, come illuminante ho portato questo, che è forse l'unico che non è mini size, ed è il, ah no, anche il fondotinta, ed è il WhatsApp di Benefit, illuminante che mi piace tanto. Poi, allora, cipria, anche questa mini 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 size di Make Up For Ever, e la High Definition, e la HD, amo questa cipria, ne basta pochissima. E poi, allora, matita per sopracciglia, una delle mie preferite di sempre, Diego Dalla Palma numero 101, e poi mini size della Primer Potion Urban Decay. Poi matita nera 24/7 di Urban Decay, e poi qui ho portato anche l'eyeliner a pennarello di Charlotte Tilbury. E questo per finire è lo spray fissante versione mini, si è tutto, non so perché, ma si è tutto colorato ed è tutto scuro, però è il Make Up Setting Spray Long Lasting, mi trovo molto bene con questo setting spray, e poi è ricaricabile, diciamo, quindi riesco sempre a portarmelo dietro per non portare dietro tutto il flacone gigantesco. Eccolo qua, il beauty case, ormai quando viaggio uso sempre questo della Benefit. È molto molto carino, è glitterato dietro e ci sta quello che deve stare, niente più niente meno, piccolo, compatto e perfettamente anti-urto, quindi ci piace. Ok, credo di avervi fatto vedere tutto quello che c'è sulla mia postazione qua in bagno. Qui ci sono invece le cosine che ci dà l'hotel, qui c'era anche la spugnetta che vi ho fatto vedere prima, e qui ci sono i dental kit, quindi se venite in questo resort non portatevi spazzolino, dentifricio, c'è tutto qua. Poi il kit da barba, il set da barba, anzi due set da barba con rasoio, schiuma da barba, eccetera. Poi il vanity kit, che non so cosa abbia, di solito ci sono cotton fioc e sì, e bastoncini di cotone e dischetti di cotone. E poi qui c'è la cuffia da doccia. Voilà, vabbè.
mio apparecchio, filo interdentale, niente di che, i nostri spazzolini, questo è il beauty case che ci hanno dato in aereo, questo è di Tomash. Phone, qui c'è la presa inglese, ma in realtà tutte le prese, allora qui non si può vedere, ve la faccio vedere dopo, in realtà tutte le prese sono international, ci sono gli attacchi per tutte le prese, non dovete portare adattatori, questo è il beauty case di Tomash e questo sostanzialmente è il bagno, pazzesco, ci piace tantissimo. E poi penso che sia arrivato il momento, di farvi vedere la parte più figa di questa stanza, ragazzi, che è senza dubbio la terrazza con questa... Cioè non c'è una vista qui, qui sei sul mare, quindi tu sei sulla vista. Non ha un senso quello che ho detto, ma penso che abbiate capito. Vi faccio vedere. Ta-ta-ra, ta-ta-ra, fa caldissimo. Ta-da! Ciao pupetto! Ciao. Come fai a stare al sole così tanto tempo? Io non lo so. Perché mi piace. E qui... Ragazzi, questa è la nostra vista stupenda, lì si scende, c'è la doccia per sciacquarsi quando si esce dall'acqua, qui ci sono i gradini, vi accompagno e vi faccio proprio provare l'ebbrezza, speriamo che la videocamera non mi cada giù, sei preoccupato, ti vedo preoccupato, e tada! Guardate che roba, che è un sogno, poi oggi l'acqua è calmissima e piatta. In fondo finisce l'atollo, a volte si vedono le onde, lì c'è la spiaggia, lì abbiamo raccolto un sacco di conchiglie, lì c'è l'altalena, laggiù c'è il ristorante dove ci sono le palme, cioè quella sarebbe la terraferma tra virgolette, qui appunto c'è tutto il pontile che porta fino all'isola e qui ragazzi, mamma mia non vedo l'ora di farmi il bagno di nuovo e qui, poi lì ci sono tutte le altre casette e qui... Questo mare splendido. Ok, ritorniamo su. Oggi l'acqua, tra l'altro, la marea a quest'ora è molto bassa. Ritorniamo su. Ok, Tomash intanto è andato dentro a prepararsi perché dobbiamo andare a pranzo. E poi, vabbè, qui ragazzi, non vi devo dire nulla perché penso che questa vista parli. Cioè, per sé, oh, sta arrivando l'aereo, questo è l'aeroplanino che porta i turisti, come noi, da Male, ci hanno detto, non si dice Male, la capitale delle Maldive, ma Male, e vi porta qui fino a Cocoon con questo piccolo aereo, e questa è la nostra terrazza. Allora, notare io che mi metto sempre all'ombra, questa è la mia sedia, sempre all'ombra, l'acqua ho finito. E questi sono i solari che vi ho fatto vedere prima che uso per il viso, questo invece è quello che sto usando in questo momento per il corpo, sono della Corf Milano, mi sono arrivati poco tempo fa, non conoscevo questo brand, ma vi devo dire che questo spray è pazzesco, penso di aver già finito anche quello 30, mi piace un sacco perché non si deve spalmare, si spruzza tu, ed è fatto, ci perdi 3 secondi ed è pazzesco, Sun Secret 50+. E l'unica cosa è che non è resistente all'acqua purtroppo, quindi va riapplicato. E poi mio cellulare e Tomash, notare che si muove sempre il lettino a seconda del sole per potersi ustionare quanto più possibile. Qui c'è ci sono le poltroncine con il tavolino e noi usiamo il posacenere come portaconchiglie. In realtà questo invece è un pezzo di corallo, guardate che meraviglia. Queste conchiglie sono stupende, sono meravigliose e guardate che roba, sono davvero davvero bellissime e ce ne sono anche di più piccoline. E poi c'è questa che forse è la mia preferita perché è meravigliosa, non so se la vedete ma è un po' tigrata, è un po' gialla, tigrata e vabbè appunto il corallo è magnifico. È una cosa che ci tengo a dire anche in questo video, ragazzi, noi le conchiglie le raccogliamo ma non le portiamo assolutamente a casa, a parte che è vietato quindi non andrebbe fatto a priori, ma è importante, noi le teniamo in camera per qualche giorno poi le ributtiamo in acqua, ragazzi, è importante non portare mai a casa da qua le conchiglie o la sabbia eccetera perché andiamo a rovinare l'ecosistema. Se pensiamo quanti milioni di turisti vengono qui ogni anno, se ognuno si porta a casa le conchiglie, ragazzi, e la sabbia, qui non resta più niente. Già vi devo dire la verità, da gennaio ho visto tanta differenza, ci sono tante
conchiglie in meno rispetto a quello che avevo visto a gennaio. Mi è dispiaciuto tanto. Questo significa che la gente viene, si prende le conchiglie e se le porta via. E non è solo un fatto estetico, è un discorso anche dell'ecosistema. Perché? Perché per esempio voi, cioè, troviamo una conchiglia vuota e pensiamo: ok, è vuota, non sto uccidendo nessun animaletto, me la posso portare a casa. No, sbagliatissimo. Perché? Perché i granchietti, i paguri e tutti quelli, tipo quei granchietti che vivono dentro nelle conchiglie, ogni tanto devono cambiare casa quando diventano tanto grandi. Quindi lasciano la conchiglia piccolina, un capello, lasciano la conchiglia piccolina, escono e e cercano una conchiglia un po' più grande che possa ospitarli. Se noi ci portiamo a casa tutte le conchiglie, loro non sanno più dove andare a difendersi, cioè dove loro non sanno più che casa trovare, e hanno bisogno di una casa, di una conchiglia che li difenda dai predatori. Quindi vi prego, non portatevi a casa conchiglie, non portatevi a casa la sabbia, altrimenti questo paradiso così come lo conosciamo non ci sarà più molto molto presto. Cioè facciamo i turisti responsabili e soprattutto educati, perché è davvero tanto 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 brutto quando la gente se ne frega dell'ambiente quando non è a casa sua, perché tanto non è casa mia, no? È una cosa che mi fa molta rabbia, avrete notato, mi arrabbio tanto. Quindi sì, è importante poi appunto prima di tornare a casa tornare a rilanciare tutte le conchiglie in acqua e lasciarle lì, perché i paguri, i granchietti ne hanno bisogno, ne hanno davvero tanto bisogno, e vi giuro che ce n'è tante di meno. A gennaio per esempio già qui sotto la scaletta ne avevamo tante, adesso non ce n'è. E sì, mi fa arrabbiare questa cosa, vi prego, non fatelo, non fatelo. Pensate ai granchietti, poverini, vengono mangiati dagli aironi, dai pesci più grandi, vengono mangiati perché non sanno dove, come proteggersi. Quindi, dopo questa parentesi, direi che questo è tutto. Faccio vedere anche il tetto della nostra casetta, che è tutto fatto di foglie di palma. E vi lascio con questa vista meravigliosa. C'è una pace, una serenità incredibile. Ah, la barca sta partendo. Ok, mia family, mi sono messa un po' all'ombra per salutarvi perché altrimenti non riesco a tenere gli occhi aperti sotto il sole. Mia family, questo è tutto. Spero vi sia piaciuto questo tour della nostra Lagoon Villa, se mi ricordo, della nostra Lagoon Villa a Cocoon. E per qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti come al solito. Vi mando un bacio grandissimo, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!